Ciao ragazzi, bentornati al mio corso di inglese. Oggi cominceremo a parlare di un argomento molto importante, che è quello rappresentato dal gruppo molto ampio di tutti quelli che vengono definiti come false friends, ovvero falsi amici, che sono tutte quelle paroline che in inglese possono ricordare a una persona italiana certe parole, o anzi addirittura essere quasi identiche, significando però quasi sempre parole totalmente diverse, o comunque dal significato solamente simile a quello italiano, ma in generale utilizzato in contesti completamente diversi. Dividiamoli quindi per comodità per lettere, iniziando subito da un gruppo di parole che iniziano con la lettera A. Abstemious non è astemio, ma frugale. Astemio invece si dice teetotal o sober per dire sobrio. To abuse non significa abusare, il quale invece si dice to take advantage of. Ma significa invece insultare, maltrattare. O ancora, uno dei più frequenti, accident. Non significa un accidente, ovvero prendersi un accidente, un colpo, come ad esempio un infarto, che si dirà invece stroke, ma significa invece incidente, un infortunio anche a volte. To accommodate non vuol dire accomodare, che invece si traduce con mend, arrange, dipende un po' dai contesti, ma significa invece alloggiare. Accommodate, da quale deriva anche la parola accommodation, l'alloggio, quando ad esempio si fa un viaggio. Un altro molto importante è la parola actual, actual, che non vuol dire attuale, in quanto attuale si traduce invece con la parola present o current, ma significa invece effettivo, reale, dalla quale deriva poi anche la parola actually, che vuol dire realmente, effettivamente. Non so se conosciate ad esempio il film Love Actually, questo titolo non significa chiaramente, quindi l'amore attualmente, ma l'amore reale, l'amore quello vero, diciamo. Poi andiamo avanti. Addict. Addict non vuol dire addetto o impiegato, tra virgolette, in quanto quest'ultima parola si dice invece employee. Addict significa essere dipendente, ad esempio da una droga. A drug addict, tossicodipendente. Più in generale, chiunque abbia un vizio, una dipendenza. O ancora la parola advertisement, in inglese britannico, e advertisement, in inglese americano, che non significa avvertimento, il quale invece si traduce con la parola warning, ma vuol dire invece un annuncio, un'inserzione pubblicitaria. O ancora, affluent non vuol dire affluente come ad esempio un fiume, il quale appunto si dice tributary or flow, ma significa invece, insieme anche alla parola che ne deriva, affluence, ricco, opulento, o chiaramente per affluence, ricchezza o opulenza. Ma andiamo avanti. Il verbo to affront non significa affrontare, che invece è tradotto con face, ma significa invece offendere o oltraggiare apertamente qualcuno. O ancora, agenda non significa l'agenda, ovvero il libro nel quale appuntiamo i nostri appuntamenti, che invece appunto si chiama diary, come un diario, ma indica invece in inglese l'ordine del giorno, ad esempio, di una riunione. O ancora, il verbo to annoy non significa annoiare, che invece viene tradotto in inglese con to bore, bore, dal quale deriva anche appunto la parola boring, noioso, ma significa infastidire, irritare. O ancora, argument non significa argomento, in quanto argomento viene tradotto con topic. Argument significa un litigio, una discussione accesa. Un altro verbo, to arrange, non significa arrangiarsi o arrangiare, in quanto questi vengono tradotti con manage, get by o fix up. Significa invece disporre, sistemare. Il verbo to attend non significa attendere, che invece viene tradotto con wait for, attendere o aspettare, ma significa invece frequentare, ad esempio una scuola, to attend a school. O ancora la parola attic non vuol dire attico, che invece si dice penthouse or top floor flat, ma significa invece soffitta. L'ultima con la lettera A che andrò a illustrarvi, molto frequente come parola, è audience, che non vuol dire udienza, quindi quella in tribunale, che invece si dice hearing, hearing, ma significa invece il pubblico, ovvero le persone che stanno assistendo a un certo spettacolo o rappresentazione. La parola bold, che significa pelato, e non invece baldo o coraggioso, che invece si dicono courageous, oppure un'altra parolina che può essere confusa con bold, ma che invece è bold, bold.
Quindi la prima è scritta bald e invece questa bold. La prima si pronuncia bold e invece bold vuol dire coraggioso o baldo. Ma andiamo avanti. La parola barracks, che non vuol dire assolutamente baracche o al singolare baracca, che invece si traduce con hut o shack, ma significa invece caserma. Il verbo to bend, che non significa bendare, che invece si dice to bandage or blindfold, dipende dal contesto, ma significa invece piegare, curvare. Andiamo avanti. La parola box significa scatola o come verbo to box vuol dire fare del pugilato e non si traduce quindi come box auto che invece viene tradotto con garage o parking space. Andiamo avanti. Brave non si traduce con bravo, che invece si traduce con clever o good, ovvero intelligente, bravo e quant'altro, ma significa invece coraggioso, come ad esempio nel film Braveheart, il cuore impavido, cuore coraggioso. L'ultima parola di oggi è brine, che non è la brina, che invece viene tradotta come hoarfrost, ma significa invece salamoia, acqua salata. Camera non significa stanza, ma bensì macchina fotografica. Infatti stanza si dice room e bedroom ad esempio camera da letto. Candid significa schietto, spontaneo. Candido si traduce invece con pure, innocent. Canteen significa mensa, la cantina si traduce invece con cellar, basement. Cartoon non significa il cartone come materiale, ma bensì un fumetto, una vignetta, un cartone animato. Il cartone come materiale si dice invece cardboard. Caution significa cautela. Cauzione si traduce invece con bail. Cave significa caverna, grotta. Cava si traduce invece con pit. O ancora, code significa codice. La coda si traduce con tail, quella dell'animale, o queue, quella dell'autostrada, ad esempio, la fila. College è un istituto universitario. Collegio si traduce invece con boarding school. Commodity non significa comodità, bensì merce a disposizione. Comodità si traduce invece con comfort, convenience. Ancora, comprehensive significa esauriente. Comprensivo si traduce invece con understanding, sympathetic. Conductor significa bigliettaio o controllore dei biglietti di treni o d'autobus, o anche direttore d'orchestra. Il conduttore si dirà invece driver, se si parla del conduttore dell'autobus ad esempio, o host o presenter, o presentatore di un programma. Invece, come conduttore ad esempio elettrico, può essere invece conductor. To confront significa far fronte a, affrontare. Confrontare si traduce invece con to compare. To conjure significa riportare alla mente o far apparire oggetti dal nulla, fare giochi di prestigio. Congiurare si traduce invece con to plot, to conspire. Convenient significa comodo, adatto, opportuno. Conveniente si traduce invece con worthwhile, affordable, cheap or good value. Delusion in inglese non significa delusione, ma bensì illusione. Infatti, delusione si traduce invece con disappointment. Ancora, to demand significa pretendere, esigere, insistere. Domandare si traduce invece con to ask, to require o domandarsi con to wonder. Ancora, dent non significa dente, ma bensì ammaccatura, ad esempio, di un'automobile. Dente si traduce invece con tooth. Diffidence significa sfiducia in se stessi. Diffidenza si traduce invece con distrust. Disgrace non significa disgrazia, ma bensì vergogna, disonore. Disgrazia si traduce invece quasi sempre come misfortune. To dispose of significa disfarsi di. Disporre di si traduce invece con have something at your disposal. To divert significa deviare. Divertire si traduce invece con amuse, invece divertirsi con enjoy, have fun. Ancora, la parola dome significa cupola. Duomo si traduce invece con cathedral or duomo. La parola editor significa direttore di giornale o curatore di libri. L'editore si traduce invece con publisher. Andiamo avanti.
Education non significa educazione, bensì cultura, istruzione. Educazione si traduce invece con good manners, politeness, ovvero l'essere educati. Effective significa efficace, mentre effettivo si traduce con real. Emotive significa che desta impressione, emotivo si traduce invece con emotional. Energetic significa energico, attivo. Energetico si traduce invece con energy, energizing, invigorating, stimulating. Equally non significa equamente, ma a parità, ugualmente. Equamente si traduce invece con justly, fairly. Andiamo avanti. La parola estate significa proprietà. Estate si traduce con summer. Stato si traduce con state, country. Eventually significa alla fine, finalmente. Mentre eventualmente si traduce in inglese con if necessary o possibly. To expect significa aspettarsi, invece aspettare si traduce con wait for. La parola fabric significa tessuto, mentre la parola fabbrica si traduce con factory. Ancora, facilities significa servizi, mezzi, attrezzature. Mentre facilitazione si tende a tradurre con support, facilitation, easing. Ancora, factory, detto poco fa, non significa fattoria ma bensì fabbrica. Fattoria si traduce invece con farm. Ancora, fastidious significa esigente, scrupoloso. Fastidioso invece si traduce con annoying. Ancora, la parola fine significa multa o anche bene, come stare bene. La fine si traduce invece con end. Firm non significa firma, bensì risoluto, rigido, solido, oppure anche azienda, ditta. Firma si traduce invece con signature. Frequent solo qualche volta può significare frequentare, non è molto usato. Frequentare si tende invece a tradurre con to attend, to see regularly. La parola genteel non significa gentile, ma bensì raffinato, distinto. Gentile si traduce invece con kind. Graduate significa laureato. Graduato invece, come participio passato di graduare, sarà graduated. Invece, come colui che comanda sui soldati semplici, si traduce con non-commissioned officer. Gratuitous significa ingiustificato. Gratuito si traduce invece con free. Gregarious significa socievole, amante di compagnia. Gregario si traduce invece con backup o subordinate. Ancora, gross significa grosso, bensì, molto più frequentemente, lordo per il peso e totale per il denaro. E come aggettivo invece grossolano, rozzo. Grosso si traduce invece con big, large. Ancora, il verbo to guard significa sorvegliare, fare da guardia. Guardare si traduce invece con look at o to watch, dipende un po' dal contesto. Gust non significa gusto, ma raffica di vento, scroscio di pioggia o anche scoppio di una risata, quindi ad esempio gust of laughter. Gusto si traduce invece con taste. Gymnasium significa palestra. Ginnasio si traduce invece con junior high o middle school. Con l'H ne individuerei semplicemente una, il verbo to hurt, che significa ferire. Urtare si traduce invece con knock into or irritate, metaforico il secondo. Passando invece alla lettera I, possiamo individuare diverse parole, ma iniziamo subito. Impressive significa notevole, che colpisce. Impressionante si traduce invece a volte con impressive, ma molto più frequentemente con shocking. Inconsistent significa incompatibile, incoerente, imprevedibile. Inconsistente si traduce invece con inconsiderable, flimsy. Incident significa evento, episodio. Incidente si traduce invece con accident o crash. Inconvenient significa disturbo, una scomodità. Sconvenienza si traduce invece con breach of good manners oppure unseemly. Ingenuity significa ingegno, un'abilità. Ingenuità si traduce invece con ingenuousness. Inhabited significa abitato. Invece disabitato o inabitato si traduce con uninhabited o deserted. Injury significa ferita, danno. Un'ingiuria si traduce invece con insult, come insulto, diciamo.
To intend si traduce solo a volte con intendere, ma molto più frequentemente con destinare. Intendere si traduce invece con to mean, to understand, to hear. Interrogation significa interrogatorio. Interrogazione si traduce invece con oral test, come quello scolastico. Irrelevant significa non pertinente. Irrilevante si traduce invece con insignificant. Oggi continueremo con i falsi amici in lingua inglese, affrontando quelli che iniziano con la lettera J, L, M e N. Per quanto riguarda la K non ce ne sono effettivamente dei tanto rilevanti, quindi ho pensato che possiamo scartare questa lettera. Lettera J. Con la lettera J possiamo subito fare un esempio, la parola joke, che non vuol dire gioco, che invece si dice play o game, ma bensì uno scherzo. Passando alla lettera L possiamo subito fare l'esempio della parola lecture, che non significa lettura, che bensì si traduce con reading, ma invece significa conferenza, lezione universitaria. Ancora, library non significa libreria, ma biblioteca. La libreria si traduce invece come bookshop, oppure bookcase, nel caso sia una libreria di casa e non un negozio. Ancora, lunatic è un modo per dire folle, pazzo. Invece lunatico si tende a tradurre con moody. Ancora, l'aggettivo lurid non significa lurido, ma bensì sgargiante, pacchiano. Lurido si traduce invece con filthy. Passando alla lettera M possiamo identificare subito la parola magazine, che significa periodico, rotocalco. Il magazzino si traduce invece con warehouse. Andiamo avanti, la parola mansion significa una villa, un blocco di appartamenti. Una mansione si traduce invece come task, duty. Ancora la parola marmalade significa marmellata di agrumi, mentre la marmellata più in generale è jam. Ancora, la parola maroon non significa marrone, che si traduce invece con brown, ma bensì un color rosso fegato o color rosso granata. Ancora, la parola misery significa sofferenza e non miseria, che si traduce invece con poverty. O ancora, la parola morbid significa morboso e non morbido, che si traduce invece con soft. Ancora, la parola mundane significa abituale, noioso e non mondano, che si traduce invece con worldly. Passando alla lettera N, possiamo subito identificare il verbo to nominate, che non significa nominare, che si traduce invece con name, ma significa invece proporre per una candidatura, anche se spesso viene, diciamo, erroneamente in parte tradotto come nominare. Poi, ancora, novel significa romanzo, mentre novella si traduce con tale o short story. La parola obituary significa necrologio e non obitorio, che si traduce invece con morgue. Ancora, la parola ostrich significa struzzo, mentre ostrica si traduce con oyster. Passiamo alla lettera P. La parola pace significa l'andatura, il passo con il quale ci si muove, ad esempio. La pace si traduce invece con peace. Parents significa genitori. Parenti si traduce invece con relatives. Parole significa libertà per buona condotta, libertà vigilata. Mentre parola si traduce con word, o anche promise, nel caso in cui si voglia dire ti do la mia parola, ovvero una promessa. Ancora, to part significa separare, dividere. Invece partire si traduce con to leave. Ancora, la parola patent significa un brevetto. La patente si traduce invece con license. Pavement significa marciapiede e non pavimento, che invece si traduce con floor. Petrol significa benzina e non petrolio, in quanto petrolio si traduce invece con oil, che significa poi anche olio. Poi, physician significa il medico. Il sostantivo invece fisico, ovvero colui che esercita la professione di fisico, si traduce invece con physicist. Prepared significa disposto a, prepare to do something, disposto a fare qualcosa. Mentre preparato si traduce con well trained, ovvero una persona ben preparata ad esempio in un lavoro, well trained. La parola presently non significa al presente, che si traduce invece con at present, ma significa invece tra poco. Preservative significa conservante e non preservativo, che si traduce invece con o condom oppure contraceptive. Poi, to pretend non significa pretendere, ma bensì far finta. Pretendere si traduce invece to claim. Ancora, il verbo
To prevaricate non significa prevaricare, che si traduce ad esempio con to abuse one's power, ma invece significa tergiversare. Principal non significa principale, che si traduce invece come boss, nel caso in cui sia il principale, ad esempio al lavoro, il capo, o main, nel senso come principale argomento, ad esempio. Significa invece un preside, ad esempio di scuola media, di scuola superiore. To process significa elaborare. Processare si traduce invece con to try o to bring to trial, portare in tribunale, non letteralmente ma come significato. Poi proper significa appropriato, giusto, proprio si traduce invece con one's, own. Per finire con la lettera P, puncture significa foratura ad esempio di pneumatici, la puntura ad esempio di una vespa, di un insetto, si traduce invece con sting. Con la lettera Q possiamo individuare due principali parole. La prima è un verbo, to question, che significa interrogare. Invece questionare si traduce con argue, o quarrel. Poi, quote, la parola quote non significa quota, ma citare, fare un prezzo. To quote. La quota si traduce invece con share, oppure height, nel caso in cui sia una quota ad esempio alpina, o anche altitude, ovvero l'altitudine. Per passare all'ultima lettera di oggi, la R, potremmo iniziare con la parola rape, che significa stupro o anche stuprare, to rape, e quindi non rapa, che si traduce invece con turnip. Ancora, rate significa velocità, il tasso, il livello, non invece la rata, che si traduce invece come installment. Poi ancora, to realize significa accorgersi, capire, rendersi conto. Realizzare si traduce invece con carry out, ad esempio per realizzare ad esempio un sogno, un'ambizione, oppure fulfill, to achieve, o anche to accomplish, se si vuol dire conseguire. O ancora il verbo to recover non significa ricoverare, bensì guarire. Ricoverare si traduce invece con to admit, to be hospitalized. Ancora il verbo to regard significa considerare, stimare. Riguardare si traduce invece con to look again o to examine, se si vuole appunto intendere guardare nuovamente o con maggiore attenzione. Ancora, la parola relevant significa pertinente, relativo a. Rilevante si traduce invece con remarkable. O ancora, il verbo to retain significa conservare, trattenere. Ritenere si traduce invece con to think o to believe. O ancora, il verbo to retaliate significa fare una rappresaglia. E ritagliare si traduce invece con cut out. Ancora, retribution non significa retribuzione, ma punizione. Retribuzione si traduce invece con remuneration o anche salary, salario. Poi, to reverse non significa riversare, ma invece significa invertire, far marcia indietro. Riversare si traduce invece con to pour, come anche ad esempio versare o riversare una birra. O ancora, rude significa maleducato, offensivo. Rude si traduce invece con rough. Rumor non significa rumore, che si traduce invece con noise, ma voce diffusa o gossip. Con la lettera S, salary significa stipendio, mentre salario si traduce con wage. Molto bene. La parola sane significa equilibrato, ragionevole. Sano si tende invece a tradurre con healthy o sound, come la canzone Safe and Sound, sano e salvo, diciamo. Scholar non significa scolaro, ma bensì studioso, un erudito. Lo scolaro si traduce invece con pupil. Ancora, la parola scarcely non significa scarsamente, ma appena, a stento. Scarsamente si traduce invece con scantily, poorly. Ancora, sensible significa ragionevole, di buon senso, mentre sensibile si traduce con sensitive. Ancora, la parola spade significa zappa, vanga, mentre la spada si traduce con sword, non sword ma sword. Ancora, spectacles significa occhiali in modo molto formale, gli spettacoli invece si può tradurre con shows o performances. Molto bene. Stamp significa francobollo, la stampa si traduce invece con press, se si parla della stampa quella appunto di giornali, oppure print in generale stampa o stampare. Andiamo avanti. Stranger significa uno sconosciuto, un estraneo, mentre uno straniero si traduce con foreigner. Poi,
Suggestive significa allusivo. Suggestivo si traduce invece con full of atmosphere or evocative. Ancora, to support significa sostenere, mantenere. Sopportare si traduce invece con to bear, to stand. Ancora, sympathetic significa comprensivo, compassionevole. Simpatico si traduce invece con nice, likable, pleasant. Con la lettera T, la parola taste significa il gusto, il sapore, o anche proprio gustare come verbo. Un tasto si traduce invece con key or button. Ancora, la parola tenant significa un inquilino. Il tenente si traduce invece con lieutenant. Ancora, la parola tent non significa tentare, ma la tenda da campeggio. Tentare si traduce invece con try o to attempt. Ancora, terrific non significa terrificante, ma eccezionale, fantastico. Terrificante si traduce invece con terrifying, frightening o frightful. La parola test significa prova, esame o anche testare, provare. E il testo si traduce invece con text, non test, ma text. Ancora, la parola toast non significa come in italiano il tipico toast fatto di due fette di pane con prosciutto e formaggio, ma è in realtà una fetta di pane tostato. E poi, la parola toast si può usare anche come verbo, quindi to toast, per dire fare un brindisi. Ancora, la parola tremendous non vuol dire tremendo, ma fantastico, enorme. Tremendo si traduce invece con dreadful, terrible, awful. Molto bene. Ancora, la parola trivial significa banale, futile, di poca importanza. La parola triviale si traduce invece con vulgar. Poi, con la lettera U, unable significa non in grado. Inabile si traduce con disabled. Vacancy significa camera libera in un hotel oppure posto di lavoro disponibile. Vacanza si traduce invece con holiday. Ancora, vest significa, soprattutto in inglese britannico, canottiera oppure in generale gilet. Vestirsi o vestire si traduce invece con dress o wear. Vicious significa brutale, maligno. Vizioso si traduce invece con bad, dissolute. Ancora, la parola villain significa il cattivo, come ad esempio il cattivo in un film. Villano si traduce invece con lout o peasant. Ancora, la parola vine significa vite o pianta rampicante. O ancora, al giorno d'oggi, alcuni video divertenti su YouTube di breve durata. Il vino si traduce invece con wine. Molto bene ragazzi, spero che anche questa lezione vi sia risultata utile. Abbiamo così concluso i False Friends. Non mancate la prossima lezione, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e condividete. Bye!